Cari amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di RTTR Volley. Siamo anche giunti all'ultima gara stagionale casalinga di regular season dell'Itasdiatec Trentino. La sfida contro la Marmi Lanza Verona era l'ultima della stagione regolare. Andiamo allora insieme a Stefano Mura a riviverla insieme, a ripercorrere le emozioni di questo match che l'Itas ha vinto 3-0, blindando matematicamente così il primo posto in classifica e anche l'accesso alla prossima Champions League. Ma di argomenti da snocciolare ce ne sono tantissimi, dagli ex che sono addirittura 8 e se non è un record poco ci manca, dal compleanno di qualcuno in casa Itasdiatec Trentino, insomma davvero ce ne sono tante di notizie che si intrecciano in questo match, in questo derby dell'Adige numero 22, ma noi ci fermiamo un attimo, andiamo a seguire il servizio e poi snoccioleremo tutto insieme ai protagonisti. A tra poco. Regular season in cassaforte con un turno d'anticipo per l'Itasdiatec Trentino grazie alla 17ª vittoria in Serie A1 su 20 partite stagionali sin qui giocate, ottenuta contro Verona. 3-0 il risultato del derby dell'Adige al termine di un match praticamente senza storia. Gli ospiti non sono infatti riusciti mai ad impensierire la capolista, a cui sarebbero bastati anche solo 2 punti per garantirsi la certezza matematica del traguardo cercato. Durante la gara Stoichev ha approfittato dell'occasione per testare anche la condizione della propria panchina. Le risposte più interessanti sono arrivate da Krstianski e Uchikov, molto efficaci rispettivamente nel secondo e terzo set. Un match che ha rivisto al palleggio Sintini e che ha dato risposte sull'ottimo stato di forma della squadra, che ha chiuso ogni parziale con netto distacco. 25-15, 25-17 e 25-20 i risultati dei 3 set giocati. MVP del match Mitar Djuric. L'Itasdiatec Trentino tornerà ad allenarsi al Palatrento martedì mattina per iniziare a preparare l'ultimo impegno di regular season previsto per domenica 10 marzo al Pala De André di Ravenna. In vista di questo incontro ci sarà spazio anche per un test amichevole che andrà in scena mercoledì sera al Palatrento contro i campioni di Germania del Volley Recycling Berlino. Ma sentiamo le interviste a fine match di Gabbiano Santin. Quinta affermazione nelle ultime 6 stagioni regolari, questo avete blindato questo primo posto ancora una volta, importante anche per la Champions, importante anche però per i playoff a livello mentale, a livello fisico. Ma molto di più per il playoff, perché Champions, se non mi sbaglio, credo che l'abbiamo fatto già con la Coppa, no? O è già cambiato? Io ormai non seguo più queste tendenze, però comunque sono molto contento che adesso una partita prima della fine siamo già primi, quindi possiamo un attimo più concentrarsi per i playoff. Come sta l'Itasdiatec Trentino? Come sta Matej Kasiski? A giudicare dal match con Verona, bene. Beh, oggi è stata un'ottima partita, credo, da tutti noi, perché abbiamo veramente giocato bene, non abbiamo lasciato nessun campo per i veronesi, quindi sono contento. Io sto abbastanza bene, certo che alla fine stagione un po' di stanchezza si è accumulata, ma speriamo con questi paio di settimane più calmi possiamo recuperare e proprio mirare una buona preparazione per i finali. E allora buon compleanno intanto a Pippo Lanza, che proprio con la sua squadra, insomma, della sua provincia d'origine ha festeggiato un buon compleanno, direi. Sì, esattamente, abbiamo portato a casa questa partita che ci serviva per la regular season. Oggi festeggio anche il mio compleanno e un palazzetto che me l'ha ricordato in ogni momento, dallo speaker all'inizio mi hanno fatto gli auguri tutti, sono contentissimo, non poteva essere meglio di così, un compleanno perfetto. Tra i tanti ex, uno dei più attesi sicuramente, tra Michele Fedrizzi, qua tu sei a casa, sei cresciuto qua, subito le sensazioni che hai provato quando sei rientrato al Palatrento? Ma sono sensazioni fortissime, perché appunto è la prima volta che entro al Palatrento indossando un'altra maglia, andando a cambiarmi nell'altro spogliatoio che non fosse quello di Trento, insomma, quindi emozioni fortissime. Poi appunto l'atmosfera bellissima del Palatrento mi ha subito fatto mettere a mio agio e poi la partita è scorsa via tranquillamente. A dire il vero, un gettone l'avevi già collezionato in Serie A il 15 novembre del 2009, ma però vestivi l'altra maglietta, quella dell'Itas. Sì, presidente,
scusami. Giustamente non si esime al saluto al presidente. E non era proprio un esordio assoluto al Palatrento in Serie A, perché l'avevi già fatto con la casacca dell'Itas. Assolutamente, sì. Tra l'altro esordio che era venuto proprio contro la Marmilanza nel 2010, quindi sì, l'esordio, l'emozione dell'esordio non c'era più, però appunto entrare al Palatrento, tra l'altro allo starting six, è una cosa indescrivibile, insomma. Senti, se vogliamo aggiungere ulteriore mostarda al tutto a questa serata magica, c'è che poi adesso, insomma, c'è un altro collegiale. Sì, è arrivata questa quarta convocazione, è l'ultimo ritiro che farà Berruto prima di decidere le convocazioni per il progetto che ci saranno durante l'estate, quello per i giochi del Mediterraneo, insomma, quindi dovrò tirare avanti ancora, tenere duro ancora per lunedì e martedì, e poi appunto si vedranno le convocazioni. Spero di essere all'altezza, ecco. Bocca al lupo. Grazie, credo. Tra i tanti punti di interesse di questa partita c'è anche il fatto, oltre ad aver rivisto in campo Jack Sintini, che la Maraia gialloblu è arrivata a Trento con i fondi raccolti per l'associazione fondata da Jack Sintini. Sì, veramente, sono contentissimo, mi devo incontrare con loro adesso a fine partita. Non so, sono veramente emozionato e contento che tante persone, tante tifoserie stiano prendendo in considerazione questa occasione di raccogliere fondi da donare alla mia associazione per gli scopi benefici che ci prefiggiamo, soprattutto donare fondi alla ricerca contro il cancro e non solo, aiutare comunque, diciamo, l'ospedale di Perugia e comunque anche altri reparti con cui sono in contatto per i pazienti oncoematologici. Io sono molto fiero della pallavolo per quello, di quello che sta facendo e sono sicuro che mi aiuteranno sempre tanto e, come posso dire, veramente il mondo della pallavolo non perde mai occasione per dimostrarsi solidale verso chi soffre. Questa sera invece avete raggiunto altri traguardi importanti, oltre a questo, poi più pallavolisticamente parlando, c'è stata la conferma di questo primo posto importante anche per la Champions League del prossimo anno. Verissimo. Obiettivo centrato, obiettivo della stagione regolare centrato, volevamo arrivare primi per avere un percorso più agevolato possibile nei playoff e volevamo conquistare l'accesso al prossimo anno per mantenere questa formazione nel posto giusto, in quello che merita, cioè in Champions League. E niente, stiamo crescendo di domenica in domenica, sono molto fiducioso che potremo disputare dei playoff da favoriti. Mauro Gavotto, allora, ci avete provato, non è andata bene. Quanto ci avete provato? Ma provato ci proviamo sempre. Bisogna anche essere onesti, quando si viene a Trento bisogna giocare al 110% e fa la partita della vita, cioè giochi chiare con Trento non puoi, se no fai come i primi due set che abbiamo fatto, sono passati sopra. Poi dopo abbiamo usato un po' di più in battuta soprattutto e vabbè, anche loro hanno lasciato a riposo qualche titolare, quindi è stato un po' più facile. Meno l'ultimo set abbiamo giocato un pochino, vabbè, la loro superiorità è netta. Avevate magari nella mente quel 2011 in cui eravate riusciti a fermare il loro record di vittorie? No, perché è un altro anno, un'altra storia. Quest'anno qua è un anno particolare per tutti, questo blocco retrocessione, con tante cose, campionato più corto. Nella testa, almeno io e il mio compagno, di riuscire a fare una buona partita per chiudere dignitosamente questo campionato. Ci siamo riusciti nell'ultimo set un pochino e basta, i primi set sono stati veramente brutti. E adesso, cari amici di RTTR Volley, è il momento del face to face. Questa settimana la nostra amica Martina Ciucchi Darri ha voluto porre le sue domande a Ucikov. Ascoltiamo domande e risposte. Ciao Uci, volevo farti 5 domande. Come è stato entrare a far parte di un gruppo già così unito? Ciao Martina, rispondo alle tue domande. Prima se è stato difficile per me di entrare in un gruppo, la risposta è no, proprio no, perché sono tutti bravi, tutti professionisti, ma anche a parte questo sono veramente bravissimi. Coppa Italia, Ian si è fortunato, com'è stato entrare e sostituirlo nel momento clou? Ho provato il mio meglio, sono contento, ci ho dato mia mano e niente. Cosa ti piace di più di Trento come squadra e come città? Vabbè, la prima cosa è montagna sicuramente e poi a Trento in particolare mi piace la tranquillità delle persone, della città in generale, a me queste cose mi piacciono.
Meglio una vittoria senza pubblico o una sconfitta con i tifosi che mi amano? Beh, ovviamente sempre una vittoria, perché a volte anche giocando non al massimo è importante sempre a vincere. La mia domanda è un po' particolare: a fine stagione posso avere la tua maglia? Questa è una bella domanda che hai risposto alla fine. ciao, baci, ciao. Ciao Ucci! Due punti dunque servivano per avere la certezza della quinta vittoria su sei stagioni, della vittoria regolare. Ne sono arrivati tre nel match contro Verona, come avete già sentito. Bene così, dunque adesso c'è il time out, come sentiamo anche qua. Ci si ferma una settimana, almeno l'Itas di Ateca Trentino può permetterselo di rifiatare una settimana, nonostante ci sia l'ultima di campionato da giocare domenica prossima, 10 marzo, in quel di Ravenna. Probabile un ampio turnover e poi però insomma si tornerà, ci si concentrerà nuovamente sui playoff. Ringrazio Claudio Zancan per le immagini, Franco Licitra per il montaggio. L'appuntamento come sempre a lunedì prossimo, noi ovviamente continueremo a seguire tutto ciò che succede e in campionato la settimana prossima e nei playoff, e ci saremo con le telecroniche, con gli speciali, con le interviste e con RTTR Volley. Adesso vi lascio alla telecronaca di Itas di Ateca Trentino, Marmi, Lanza, Verona, e vi lascio anche con il time out. Buona serata a tutti, ciao!